Ci siamo chiesti come deve essere la rappresentanza guardando al futuro, come deve cambiare quella dei manager nel senso più ampio delle alte professionalità e come può influire sul futuro del panorama sindacale e della rappresentanza nazionale. È evidente la progressiva disaffezione verso ogni forma organizzata e i sindacati in particolare, ma è invero evidente il crescente bisogno dei corpi intermedi, contrattualizzati e non, di essere rappresentati sul piano sindacale, istituzionale e valorizzati per contare e contribuire a delineare il futuro. Rappresentanza 4.0. Questo è il tema principale della 90ª Assemblea Nazionale Manager Italia che si è svolta lo scorso 11 novembre a Milano. In una società in continua evoluzione bisogna pensare a nuovi modelli di rappresentanza e la federazione non resta certo indietro. Sul tema Astra Ricerche ha condotto un'indagine presentata all'evento e i cui risultati sono serviti da spunto per aprire il dibattito a cui hanno poi partecipato Maurizio Del Conte, Carlo Della Ringa, Barbara Lezzi, Francesco Rivolta, Michele Tiraboschi e Tiziano Treu, moderati da Claudio Cerasa. Contratto e rappresentanza sono strumenti ancora utilissimi, sebbene vengano da una lunga storia. Il problema è cambiarne i contenuti, cioè introdurre nei contratti collettivi degli strumenti che siano davvero abilitanti per i manager stessi e per tutta la filiera dei lavoratori in modo da affrontare il tema delle transizioni. È fondamentale che il manager come ruolo di classe dirigente sia in grado di innovare esso stesso all'interno delle proprie organizzazioni di impresa, quindi stare sempre alla frontiera di quello che è l'evoluzione non solo tecnologica ma anche dei modelli sociali di sviluppo. Altrimenti noi siamo destinati a retrocedere nel confronto globale. Certamente il contratto collettivo nazionale svolge un ruolo fondamentale anche per i manager, soprattutto in questa fase particolarmente complicata. Ancorché l'economia stia riprendendo, l'economia è ancora arretrata rispetto a 10 anni fa e di questo soffrono coloro che dirigono le aziende, non c'è dubbio. Quindi il ruolo di un'associazione che protegga, più che proteggere i manager, li aiuti a superare alcuni momenti di difficoltà che l'attuale situazione economica ancora comporta. Ha sempre la sua importanza il sindacato, l'intermediazione, tant'è che la nostra proposta è quella di allargare la base di rappresentatività, perché a nostro avviso adesso ci si è arroccati troppo su posizioni di potere e su questioni che hanno a che fare con la dirigenza dei sindacati anziché poi seguire la vocazione di quello che è l'intermediazione, ovvero il benessere, la soddisfazione sia degli imprenditori che degli operai, dei subordinati. Occorre una rappresentanza forte. Non sembri di una cosa secondaria. Una rappresentanza forte vuol dire che noi dobbiamo incominciare a capire in questo paese chi rappresenta e che cosa rappresenta, perché sul tema della rappresentanza c'è una grande confusione e quindi oggi è per prima cosa necessario incominciare ad introdurre il concetto della misurazione della rappresentanza. Dopodiché tutto il resto certamente è discorso aperto, è tema aperto, però io credo che incominceremo a fare un grande passo avanti e incominceremo anche a togliere questa grande confusione che c'è oggi nel paese sulla rappresentanza, confusione, non dimentichiamo, che ha generato in questo paese 840 contratti nazionali di lavoro. I manager sono al cuore di questa grande trasformazione del lavoro e una rappresentanza moderna deve dare risposte nuove, risposte basate su formazione, competenze e welfare, andando verso il futuro ma consolidando quanto fatto negli anni passati. Beh, i manager hanno un ruolo fondamentale perché l'innovazione nelle imprese e nel lavoro non viene in modo spontaneo, deve essere guidata e i manager sono deputati a guidarla per obiettivi positivi. E per vincere la frammentazione che c'è nei contratti e nella rappresentanza bisogna unirsi. E infatti si dice anche nella relazione del Presidente, bisogna che non ci siano troppe decine e decine di piccole sigle di rappresentanze divise, ma che si faccia una rappresentanza compatta che riesca a esprimere una voce generale.
L'intera giornata è stata vissuta per la prima volta in collegamento multimediale tra la Federazione e le 13 associazioni, permettendo di unificare le assemblee nazionali e territoriali, nonché una partecipazione più attiva di tutti gli associati e non solo dei delegati. Coinvolti anche manager di altre federazioni CIDA, per un totale di oltre 1000 partecipanti. L'Assemblea nazionale è stata preceduta dalla discussione dei temi federali su una piattaforma online da parte dei 297 delegati.